C'era una volta, in una piccola fattoria, un piccolo galletto. Il suo nome era Ughetto. A Ughetto piaceva scorrazzare allegramente per tutta la fattoria. Andava dai cavalli, dalle mucche, dai conigli, ma il suo posto preferito era lo stagno dalle anatre. Gli aveva molti amici che si divertivano con lui, ma poi loro spiccavano il volo ogni anno. In inverno, per migrare al caldo, e lui era triste, perché non poteva volare, non era capace. Un giorno arrivò il contadino con una gabbia coperta e subito si incuriosì Ughetto. Voleva sapere chi era il nuovo arrivato, ma il contadino non lo liberò subito e lui non seppe cosa ci fosse nella gabbia. Passò tutto l'inverno e Ughetto era felice perché rivedeva le sue amiche anatre e finalmente poteva tornare allo stagno a ridere con loro. Aveva però il pensiero che sarebbero dovute ripartire e quindi decise di non andare più spesso dalle sue amiche, che lo chiamavano sempre. «Dai, Ughetto, vieni allo stagno con noi!» Così decise di andare finché così si dimenticò che sarebbero ripartite e volò l'estate tra le risate e i giochi allo stagno. Ma arrivò settembre e le anatre si prepararono per la partenza. Ughetto era talmente triste che gli ultimi giorni smise addirittura di ridere. Il contadino, girando per la sua fattoria, lo vide triste nella stalla e tornò a prendere la misteriosa gabbia che portò a casa l'inverno precedente. Erano due galletti, il contadino li aveva portati a casa da pulcini per incrementare il suo allevamento e visto il povero Ughetto molto triste, decise di dargli una compagnia. Il galletto, quando vide quei due amici molto simili a lui, fu molto felice perché non era più solo e finalmente trovò la compagnia che tanto voleva per i lunghi inverni e al ritorno delle sue amiche anatre diventarono tutti amici, felici e contenti.